Ciao gente, io sono Xanako e oggi siamo tornati su The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oggi andremo al villaggio Goron per combattere il colosso sacro che si trova qui, e io l'ho visto anche da lontano. Insomma, per non prendere fuoco, parlerete con delle persone che vi darà una pozione ignifuga, però io, tipo qui, dopo aver dato 10 lucertole ignifughe, insomma, lucertole... queste qui, dopo aver dato 10 lucertole focus, questo tipo, che è un Ilia, cioè non un Ilia, è una persona normale, non è un Goron, gli darà questa armatura ignifuga, io l'ho potenziata da me, e però fate caso a questa cosa che dà un po' noia, in quest'area non potrete avere armi di legno, solamente di metallo. E anche le spade, vabbè, io non ne ho di legno, ne ho solo di metallo. E un'altra cosa, un altro particolare, quando vorrete scoccare una freccia, la freccia prenderà automaticamente fuoco. E invece se volete scoccare una freccia di ghiaccio, quella la scocca facilmente. Se invece volete scoccare una freccia bomba, ecco cosa succederà. Quindi non tenete le frecce di bomba, non usatele in questo posto, insomma. È l'unico difetto di questo posto. Comunque io ora dovrei andare qui. E infatti ho sbagliato completamente dove teletrasportarmi, perché mi dovevo teletrasportare qui. Quindi ci vediamo a tra un po'. Ciao gente, io sono... No, aspettate, io l'avevo già detto questa parte intanto. Ok, sono un po' agitato ora. Insomma, mi tengo dello spiedino di riserva, così... Ah, ma è vero, ma prima dovevamo andare alla foresta sacra. Quindi, cambio di programmi. Andiamo alla foresta sacra. Foresta di Hyrule, insomma. Oggi, speriamo di farcela, prenderemo la spada leggendaria. Mi è rimasto infatti appunto un posto solo. Direi utilizziamo questo per proteggerti. Te ne vadi, è Proteggerci. pronto. Ah, ecco, tra l'altro si è ricaricato, che ogni volta che finite di usare queste abilità, insomma, queste preghiere, ogni volta che si ricarica dicono una parola, così. Quindi noi dobbiamo andare alla foresta di Hyrule. Io ero tipo qui perché volevo vedere se c'era qualcosa, non c'era niente. E ho provato ad entrare da qui, ma niente, c'era una nebbia che mi ha portato all'inizio della mappa. Comunque io sono curioso qua, allo stagno di Saria, che in Ocarina of Time sarebbe quella ragazza dai capelli verdi, sono curioso che ci sia qualche indizio o qualche easter egg sullo Skull Kid. Chissà, potrebbe esserci. Qua invece palude di Mihdo, che mi sembra di averlo sentito in qualche vecchio gioco di Ocarina of Time. Comunque noi dobbiamo andare dall'entrata principale, perché se entriamo da un'altra entrata, cioè intendo da qualche altro posto, mi fa tornare indietro. Lì vedo che c'è un ciliegio, insomma. Chissà, forse questo è il centro che dovremmo raggiungere. Sì, è il centro. Secondo me bisogna raggiungere il ciliegio. Oh, cosa? Ok. Ecco, si inizia intanto a formarsi della nebbia. Ed è tardi. Cioè, intendo... Sono le 16 del pomeriggio, quindi direi dormiamo velocemente. Ora che è mattino, anche se non sembra, è davvero mattino. Cioè tipo non si vedrà pochissimo la luce del giorno, credo, eh. Comunque l'entrata è qui. Qui c'è uno che ci ha fatto male. Vieni qua, vieni qua. Ok, l'abbiamo colpito da distanza assurda, che tanto assurda non è. Comunque andiamoci. Paura di perdermi, alta.
Ma qui ci perderemo facilmente. Lì vedo. Ah, niente. Bosco perduto. Se sbaglieremo strada. Ma io non ho torce, questo è il problema. Come. Cioè dovrei avere un bastoncino di legno. Cos'è quello? Ah, un altro fuoco. Dovrei avere un bastoncino di legno almeno. Non mi ha droppato niente questo. Cosa? Ok, vabbè, lasciamo stare. Forse qui ci sarà un bastoncino. Ma neanche no. Bene, non fate il mio stesso errore. Forse. Vabbè, io seguo il fuoco. Forse non servirà neanche un bastoncino di legno. Della carne, così. Insomma, bisò, cos'è? Ah, mi sa che è l'aura di... No, non è l'aura di... No, perché il castello di Hyrule emana una cosa, insomma. Non è la stessa cosa di qua. Cioè, cos'è questo? Boh, non lo so cos'è quello, però lasciamo stare. Forse è il limite. Io non so dove andare. Non ho neanche un bastoncino. Vado, in effetti... No, 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 no. E questa risata o è degli Skull Kid o dei classici fantasmi che si trovano nella foresta di Hyrule. Che nella foresta di Hyrule ci sono sempre dei fantasmi. Spiriti, insomma. E si ricomincia. Adesso sapete perché si chiama Bosco Perduto. Non si vede un palmo dalla mano. Ma in compenso bisogna andare dritto. Ok, poi c'era lì una torcia. No, 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 dai, 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 dai! Come faccio? Davvero come faccio? Ok, insomma, sono riuscito ad arrivare qui. E ci vorrà un bel po' per andare chissà dove. Chissà, proviamo dall'alto. Non ho visto niente di bello dall'alto. Davvero, niente. Niente di niente. Sto andando anche dalla parte sbagliata. Insomma, io provo ad andare in volo verso di qua. Sto andando nella direzione giusta, sì. E no! Quindi probabilmente non è quella la strada da fare. E ci metteremo un bel po' di tempo. Innanzitutto ho trovato una torcia qui. Quindi se non possiamo andare lì, andiamo di qua. Cos'è? No, ma è spaventosissimo. Lo vedete anche voi? No, ma voi siete matti. Anche questo sta sorridendo. Questi alberi sorridono, non sono normali. La cosa più inquietante che io abbia mai visto in un Zelda. No, in realtà in Ocarina of Time c'era tipo quel mostro degli zombie, i morti viventi, insomma, è inquietantissimo. Oh, per lì mi ha individuato un santuario, sacrario, insomma. È una cosa inquietantissima. Se lancio una freccia contro di loro, non prendono fuoco. E se entro dentro di loro, mannaggia. Cosa? Ok. Lancia Silvana. Ok, io ero entrato per la freccia, ma ho trovato una lancia Silvana. Lancia apparentemente. Dai Korogu, è vero. In effetti mi ero dimenticato che lì, questa foresta è territorio dei Korogu. Proviamo
Proviamo da questa parte. Ok, no, 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 no. Sì, no. No. Tipo vedo questa specie di aura. Nebbia, insomma. Porca miseria. No, scappa. Vabbè. Che regola bisogna seguire qui? In Ocarina of Time c'erano... No, aspettate. Come cavolo si chiama? Insomma, c'erano degli spiriti da seguire, ma qui non c'è nessuno spirito. E se c'è, non è buono con noi. Oh. Oh. Ok. Oh. Ok. No. No, no, no. Oh, com'è che non sono venuti a prenderci ora? Forse dobbiamo passare tra gli alberi sorridenti e non sorridenti. Tipo di qua. Ah. Ok, dai. Sì. No. No, scappa. No, no. Oh, ce l'ho fatta a scappare. Devo passare tra gli alberi sorridenti, mi sa. Vediamo, questo sorride e questo... No. Sì, no, no, no. Questo sorride, eh? Quello no, quello sì, mi sa, sì. Oh, ce la stiamo facendo pian piano. Oh, cavolo. Ok. Qua c'è un albero normale. Dimmi che c'è una torcia. Oh, ma che? Oh, abbiamo trovato qualcosa. Oh, ce la stiamo facendo pian piano. Lì ci sono due piccioni. Non c'è un bivalco. Insomma, un posto in cui posso ricaricare la torcia. Oh! Oh! Ce l'abbiamo fatta! Oh, avete visto? Oh, è così grande. Beh, credo possiamo spegnerla la torcia. Salviamo qui per sicurezza. Ma che bello, cos'è quello? È un corugu. È un corugu, no? Aspettate. Ma li ho mai fotografati loro? No. È scappato quello. Anche quello. Oh, cosa? Perché scappate? Bosco dei corugu. Ah, è tipo... c'era questo tipo. Ecco, lui è utilissimo. Cos'è questo, tra l'altro? Un fagiolo? Prova ignifuga. Forse la faremo un altro giorno. No, cos'è davvero questo? Niente. Beh, insomma, c'è questo tipo che è utilissimo lui. Ora vi faccio vedere. Tipo lui vi potenzia la... come posso dire... Ecco, ora vi faccio vedere. Insomma, fa un balletto strano che io ora vi faccio saltare. Boom. Ecco, vi do uno spazio in più nell'inventario. E ora vi faccio tutto al velocizzamento.
Bene, bene. Ho ingrandito di molto lo spazio nell'inventario. E anche se per me è passato tantissimo tempo, per voi è passato pochissimo tempo con il mio... Ok, basta. Aspettate, qui un ventaglio Korogu. Poi non so perché questi Korogu hanno paura di me, ma io non ho fatto niente di che. Ed ecco qua la spada suprema. L'unica... Quello cos'è? Ah, è un Korogu anche lui. Un po' strano però. Insomma, questa è una delle poche armi indistruttibili. Quello cos'è invece? Lì. No, un fagiolo anche lì. Ed ora, avendo recuperato i cuori, perché so che servono i cuori, proviamo Il ad turbine delle estrarla. valli è pronto! E si è anche ricaricato. Proviamoci, dai. Forza, iniziamo! Link, ti prego, aiutaci! Sei la nostra ultima speranza! Abbiamo visto anche un clip, una clip insomma. Ma che? Devo essermi appisolato. No. No. Guarda, guarda. Oh, finalmente sei qui. Meglio tardi che mai. Ti attendo da 100 anni. La mia pazienza iniziava a scricchiolare. Eppure si direbbe che non ti ricordi di me. Io sono un vecchio albero che protegge i runi. Sono noto a tutti con il nome di Albero Deku. Quella è l'arma forgiata dall'antica dea. È la spada che esorcizza il male. E soltanto il prescelto la può brandire contro la calamità. 100 anni or sono, colui che la impugnava non eri altro che tu. Però stai attento. Quella spada metterà alla prova chiunque oserà afferrare. Non posso dire se tu oggi ne sia degno. Se ti azzardi a estrarla quando il tuo corpo è indebolito, appassirai immantinente come un fiore senza acqua. Sii prudente. Cavolo. Ok. Tra l'altro, questo è di Ocarina of Time, ma non il primo albero Deku, ma il secondo. Ora si parla un po' di spoiler, però. Tipo, dopo, in Ocarina of Time, dopo che hai affrontato il dungeon che si trova dentro la bocca dell'albero Deku, quello grande, poi crescerà un altro albero Deku piccolo, perché quello là grande sarà appassito questo, è di Ocarina of Time secondo me. Comunque ora vediamo se ne sono degno o no. Dai, oh dai, dai, dai. Sì, mi è venuta la pelle d'oca quando l'ha estratta.
Un giorno il tuo padrone tornerà da te. Attendi pazientemente. Hai ragione. Anche se il lungo sonno gli ha offuscato la memoria, sono certa che un giorno, prima o poi, tornerà da te. Sacerdotessa reale di Hyrule, che cosa hai intenzione di fare adesso? Quest'arma, la spada suprema, mi ha aperto gli occhi. Sento che c'è ancora qualcosa. Qualcosa che io posso fare. Sei diventata forte, sacerdotessa. Grande albero Deku, ti prego, quando lui verrà qui potresti riferirgli le mie parole. Perché io... No, ascolta. Le parole che hai in serbo per lui non dovrebbero forse germogliare dalle tue labbra? Sì. Ciò che hai appena visto accadde proprio qui 100 anni fa. Quando la spada fu separata da te, fu la sacerdotessa reale di Hyrule a portarla qui alle mie radici, dove è rimasta al sicuro fino a oggi. Quella fanciulla continua a lottare nel castello di Hyrule stagione dopo stagione. La sua forza è la fiducia nel tuo ritorno. Il suo bel sorriso. Quanto vorrei rivederlo fiorire sul suo volto. Spada suprema. La leggendaria spada che esercizia il male, la sua lama splendente alberga un potere sacro capace di respingere la calamità. Ma cosa mi succede ora? Si lascia brandire solo da un vero eroe, cioè noi. Ok, da quanto ho capito, questa spada suprema, infatti, cioè, è utilizzabile all'infinito, credo. Cioè, tipo, se io ora faccio... Salviamo, perché non voglio sprecarla, tipo. Ecco, così l'abbiamo usata. Infatti non è più nuova. Comunque, tipo, è ricaricabile questa spada. Non è una spada infinita. Comunque è fortissima questa spada, davvero. Tipo, se io faccio così... Insomma, è ricaricabile, tipo. Non è... Ma la posso lanciare? E se la lancio? Cosa? Cosa? Pensavo di averla rotta all'inizio. Aspetta, se faccio così, quindi... Ma è come... È come in Skyward Sword. Ma che magnifico. E se faccio così? Niente.
È stato uno dei momenti più belli che abbiamo visto. Insomma, e ora, prima di chiudere il video, andiamo allo stagno di Saria, se ci riusciamo. Ecco, questa è la spada che esorcizza il male, eh? Chissà, credo si possa andare anche da qui, verso la spada che esorcizza. Cos'è? Locanda? Emporio? Serio? C'è una specie di mini villaggio qui? Cosa? Davvero, cosa? Ok. Allora, mi sa che quello è la locanda. Mi sa, eh. Oh, cosa? Chi è? Esatto. Vorrei tanto vedere il rupiglio. Qua il rupiglio sarebbe tipo un coniglio che è... Il rupiglio non è questo. Aspettate un attimo. Dov'è il compendio? No, non dirmi che lo devo fotografare. Qua sono i nemici, se non sbaglio. Sì. Rupiglio, rupiglio, rupiglio. Questo. No, ma devo mandargli una foto. Dai, uffa. Vabbè. Allora, questo è... Completa le prove. Cos'è? La prova del controllo. Prova del coraggio. Prova ignifuga. Ok. Allora questo, se non sbaglio, era locanda. Cosa? Ok, entriamo qui per vedere. Ma che bello, davvero. Tipo qua lui vende frecce elettriche, utili, credo. Ok. Vendono davvero tante frecce. Questo è canna da zucchero, ce l'ho già, ce l'ho già, ce l'ho già, ce l'ho già. Vabbè, coronello. Vabbè, ma io pensavo ci fosse qualche albero. Cioè, tipo vestito. Che cos'è? No, sto qui. Cioè, non mi fermo, insomma. Qui invece cosa c'è? Altro? Niente di che. Vabbè. Tipo anche qui vivono i corugu. Sì, ma io vorrei trovare il coso. Il sacrario vorrei trovare. Ecco. Così almeno non devo fare sempre la stessa strada. E come ho detto prima di chiudere il video, vi faccio vedere, voglio vedere, lo stagno di Sario, se riusciamo a vederlo. No, 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 no. Vabbè. Beh. Beh, insomma, credo abbia a che fare con le prove questo stagno. Comunque, questo video è stato davvero bello. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi. Commentate se avete da commentare. E condividete per supportarmi. Noi ci vediamo alla prossima.